è tutta colpa tua! I pirati sono davvero incredibili! Seguire la mia ambizione. E cioè? Diventare lo spadaccino più bravo del mondo. Lo spadaccino più bravo del mondo? Fantastico! Ehi, Nami, ti andrebbe di essere la mia Nagama? Allora? Mi dispiace, ma qua io voglio essere un pirata. Possiamo unire le forze per raggiungere gli stessi obiettivi. Sono Asaf e sono il capo della ciurma di pirati che ha conquistato questo villaggio. Tutti quanti mi temono, mi rispettano, mi lodano. Tremate! Sono il grande capitano Asaf! Nave grandiosa! Questa balena poi è proprio fantastica! Ragazzi, abbiate cura di voi! Ci rincontreremo! E perché? Perché? Che domande! Non sei un tipo socievole, non è vero? Anch'io voglio diventare un pirata, quindi un giorno o l'altro potremmo incontrarci in mare! Piantatela voi due! Su, sbrighiamoci! Sbaglio? Noi siamo già Nagama! Mangiate. Per me tutti quelli che hanno fame sono degli buoni clienti. So meglio di chiunque altro che significhi avere fame. Morire per onore è una gran cosa, ma se si mangia e si rimane vivi si può anche riuscire a vedere i domani. Wow, ho trovato un bravo cuoco. Ehi, cuoco, che andrebbe di diventare un mio Nagama? Mi ho cocchi di falco. No, non posso perdere. Se avrei
dietro di un passo ho la sensazione che tutte le promesse e i voti preziosi che ho fatto saranno inutili. Si romperanno in mille pezzi e io non avrò più alcuna speranza di tornare qui. Tecnica delle tre spade! 3.000 monti! Posso credere, è il mare dei miracoli. Beh, il mare dove si possono trovare tutte le varietà di pesce. E confluiscono i mari dell'est, dell'ovest, del nord e del sud. È il paradiso che tutti noi cuochi sogniamo. Si trova sulla rotta maggiore. Non posso credere che tu non ne abbia mai sentito parlare. Abbiamo tutti e due dei sogni davvero sciocchi. Come? Il mio sogno è quello di trovare il cuore dei mari, stupido, vero? Cosa? Non importa, mi unirò a te nel cammino per diventare un pirata. Ho detto che accetto l'incarico di cuoco sulla tua nave. Beh, allora, sì o no? Davi!
visto il re dei pirati prima di morire.